Anticipato, visto, intravisto, finalmente al Mobile World Congress 2016 Samsung annuncia Galaxy S7, un prodotto che non stravolge il top gamma dello scorso anno, ma che rende molto più concreta l'offerta premium del produttore coreano. Di fatto, Galaxy S7 è una maturazione di S6, in quanto materiali, design e caratteristiche generali non sono particolarmente nuove o non danno quell'effetto wow che magari molti si aspettano. Galaxy S7 non solo trova un display Quad HD da 5.1 pollici, 2560x1440 pixel con 577 dpi di densità, che ne fanno un prodotto top gamma di dimensioni estremamente contenute, grazie ai 142.4x69.6 per 7,9 mm di spessore e 152 grammi, ma trovano anche una batteria da 3000 mAh che è nettamente più grande e performante della precedente 2550 mAh che trovavamo su S6. Inoltre abbiamo anche la certificazione IP68 che ne permette un'immersione fino a 30 minuti a 1 m di profondità e anche resistenza alla polvere. Uno smartphone che aggiunge anche 1 GB di RAM al Galaxy S6 del precedente anno, visto che abbiamo 4 GB di RAM DDR4 e 32 o 64 GB di memoria con velocità di scrittura e lettura veramente altissima. Galaxy S7 Edge è poi basato sul processore Exynos 8890 per quanto riguarda il mercato italiano, un octa-core con tecnologia Big.LITTLE con un quad-core 2.3 GHz più un quad-core a 1.6 GHz, ovviamente 14 nanometri come processo produttivo e 64 bit l'architettura hardware, al quale verrà affiancato lo Snapdragon 820, però in mercati diversi da quello della nostra penisola. Galaxy S7 ha poi chiaramente tutte le connettività possibili, dall'LTE a tutti i vari sensori giroscopi, ma quello che cambia molto è la fotocamera, che dai 12 megapixel riesce a tirar fuori un'apertura f1.7 più una grandezza di micron dei pixel molto più grande rispetto al modello dello scorso anno. Questo si traduce in foto qualitativamente ottime, ma che trovano in situazioni di scarsa luminosità e di buio un valore aggiunto importante rispetto al Galaxy S6. Software poi praticamente TouchWiz classico, che non cambia e non stravolge l'esperienza dello scorso anno, ma che è davvero ottimizzato e che lavora bene in simbiosi con RAM, ottimizzazione software e programmi TouchWiz. S7 è dunque un prodotto concreto che convince, prezzo di 729 € al pubblico italiano, con preordine in regalo Gear VR.